E ora amici, ben ritrovati in questo nuovissimo video. Oggi un video esperimento molto interessante. Faremo una prova. Per molti potrebbe essere veramente inutile questo video, però per alcuni potrebbe essere una scoperta interessante. Perché no? Si può fare a casa una bevanda gassata, come la Coca-Cola, l'aranciata, la Pepsi? Facciamo la Pepsi a casa. Con cosa? Il concentrato della Soda Stream senza il gasatore, che ho visto per caso girovagando su Amazon per comprare altre cose. Poi si sa, no? Come sempre ti metti su Amazon che devi comprare una cosa e poi vai a finire su tutt'altro, e ho detto voglio comprarlo perché costa una fesseria. Vi lascio anche il link in descrizione. Poi ovviamente si trovano anche altre bevande, altri gusti. Adesso vedendo qui velocemente c'è la 7up, c'è una specie di aranciata. In ogni caso oggi ci interessa provare proprio questa Pepsi Max. Faremo senza gasatore, cioè non useremo il gasatore della Soda Stream. Noi sta spesa non la vogliamo fare perché adesso già siamo poveri come le merde. Oggi proveremo a farla a casa con della semplice acqua frizzante. Sicuramente è idoneo utilizzare questo concentrato con il gasatore, perché ovviamente lì si danno più bollicine. Considerando che le bibite gasate comunque fanno male, perché sono troppo gasate, quindi gonfiano, noi la facciamo con un'acqua frizzante che comunque ha già una forte concentrazione di bollicine e secondo me viene anche più leggera. Però vediamo, la confronteremo poi con la lattina originale. In commercio si trovano ormai tante acque frizzanti, ancora più frizzanti di questa che io andrò ad utilizzare, ma questa è un'acqua frizzante molto molto frizzante. E non facciamo nomi, non facciamo marche, però inizia con F e finisce con L. Or dunque, ci serve però la bottiglia per miscelare, che ho dimenticato. Aspettate, la vado a prendere. Qua ho recuperato una bottiglia trasparente da mezzo litro per poter fare la nostra Pepsi fatta in casa. Con questo concentrato, che costa intorno ai 5 euro, 5-6 euro, si riesce a fare fino a 9 litri di Pepsi in base al gusto che vogliamo avere, quindi più forte, meno forte, più delicato, più intenso, eccetera eccetera. Quindi il primo passaggio è riempire la bottiglia fino alla metà dalla linea di riempimento. Vabbè, in ogni caso lui si riferisce alla bottiglia della Soda Stream. Noi adesso diciamo che riempiremo una dose generosa. Vedete, questa l'ho aperta dinanzi a voi, bella frizzante, fresca di frigo soprattutto. Ce l'abbiamo fatta ad aprirlo, forse. Eccolo qui. Mamma mia ragazzi, si sente proprio, eh? Si sente too much. Quindi il primo livello del tappeto è 0,5, quindi è proprio mezzo litro quello che stiamo facendo noi. Poi il secondo livello è leggermente dolce e il terzo livello è dolcissima, però ci dice che sono comunque dosi per un litro, il secondo e il terzo livello, quindi noi faremo il primo livello del tappino, ok? Ci siete? E dunque adesso verserò qui dentro il concentrato. Pronti? Andiamo a leggermente a shakerare, non più di tanto, anche se comunque, insomma, non è l'acqua del gasatore che è bella piena. Vedete che fa la schiumetta? E allora amici, qui ho Baldo dal futuro che vi parla, perché devo fare un piccolo appunto, una piccola aggiunta al video. Ho continuato a fare test sia per quanto riguarda la quantità di concentrato da aggiungere all'acqua e sia per quanto riguarda poi le varie acque frizzanti che vedete qua dietro che sto testando. E devo dire la verità, ci sono delle acque molto molto frizzanti che rendono ancora di più il gusto. Prima di utilizzare il concentrato e prima appunto di miscelarlo con l'acqua, dovete agitare bene, mi raccomando, perché magari potrebbero concentrarsi sul fondo alcuni ingredienti, quindi è sempre buono miscelare prima. Ci tenevo a dirvi, mi raccomando, la quantità per mezzo litro di arrivare al primo livello del tappeto. Io sarei ancora un po' più sotto al primo livello, perché altrimenti diventa poi molto dolce. Vedete, non fa troppo la schiumetta perché l'acqua non è frizzantissima, però faremo un test adesso, vediamo che cos'è. L'odore ci siamo. E lei, anzi, l'ho fatta anche troppo dolce secondo me. Facciamo il confronto con la Pepsi in lattina originale. Vedete, fa la schiumetta perché è ovvio, è più gasata rispetto all'acqua frizzante che compriamo, no? Farò un test. Sì, sostanzialmente è lei, però potrei anche un attimo allungarla. Vediamo, eh? Molto meglio. Assaggio anche l'originale. L'originale tende ad essere meno dolce, ancora meno dolce della mia, quindi probabilmente il primo livello del tappeto è too much. Meglio, è molto dolce rispetto alla Pepsi
originale, praticamente per un mezzo litro, secondo me, le indicazioni che lui dà, cioè del primo livello del tappino, secondo me bisogna stare anche leggermente sotto, altrimenti viene troppo dolce. Questo è consigliato da usare con il gasatore, quindi per fare un'acqua molto molto frizzante. Però vi ripeto, in commercio ci sono delle acque ancora più frizzanti di questa qui che io avevo in casa. Ovviamente sono scelte personali ed economiche, ognuno fa quello che vuole, compra l'acqua in bottiglia, chi si compra il gasatore, chi c'ha il depuratore. Fate voi, perché sono scelte personali e soprattutto economiche, c'è libertà. Per fortuna, almeno questo è meno dolce, ovviamente più gasata. E invece questa qui fatta con il concentrato, ovviamente più dolce perché ne ho messo un pochettino in più di concentrato dentro, e ovviamente meno gasata perché quest'acqua qui, insomma, non può mai essere gasata come una bevanda. Perdonatemi questo piccolo momento perché tutte queste bollicine mi stanno uccidendo. Se dosiamo bene il concentrato, quindi ne usiamo anche meno rispetto alle indicazioni, facciamo veramente 9-10 litri di Pepsi con 5 euro, poi ogni tanto è in offerta, vi lascio sempre il link in descrizione di Amazon. Se abbiamo il gasatore, secondo me viene ancora meglio e risparmiamo di più perché abbiamo magari l'acqua di casa nostra, se è potabile, se abbiamo anche un filtro, un sistema di filtraggio, eccetera, eccetera, la mettiamo poi nel gasatore, gasiamo e facciamo la Pepsi. Mi piacerebbe anche in futuro provarla con il gasatore, quindi se SodaStream vuole mandarmi un gasatore per provarlo, in ogni caso vi lascio anche il link in descrizione del gasatore di SodaStream. Prima o poi lo proveremo, che ne dite? Lo acquistiamo? Non lo so, lo acquisto, non lo so. Vediamo un po', vediamo anche come va questo video. Dai ragazzi, abbiamo scherzato, abbiamo giocato, è un'idea simpatica anche per fare qualcosa di diverso ogni tanto, e quindi spero che abbiate apprezzato questo video. Va bene amici, siamo in conclusione, oggi questo video è un po' così divertente, spensierato. Vi ricordo, se vi va, sono su Instagram, è uno dei pochissimi social che utilizzo, probabilmente l'unico, quindi vi lascio il link in descrizione per seguirmi su Instagram e per restare aggiornati su quello che combino. Vi ricordo infine che è nata una pagina Patreon, trovate il link in descrizione, molti di voi conosceranno già la piattaforma Patreon, è una piattaforma che serve proprio per sostenere i vostri creator, i vostri youtuber preferiti, con un piccolissimo abbonamento mensile potete sostenere direttamente, concretamente, il mio impegno, la mia passione, che poi è anche poi il mio lavoro qui su YouTube e non solo. Ma la cosa più importante, come vi dico sempre alla fine, per sostenere questo canale, per aiutarmi a crescere, dovete iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati su tutti i video futuri. Però dai, è stato un video interessante. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!